Ciao a tutte amiche, benvenute a questo nuovo appuntamento con il filè del mercoledì sera. Allora, stasera vi faccio vedere subito che cosa sto bevendo. Sto bevendo questa tisana che è molto delicata, molto gradevole e profumata. E perché fuori c'è tutto nuvoloso, c'è il temporale, quindi tanto per cambiare. E quindi la tisana calda non ci sta male, diciamo, anche se abbiamo superato la metà di giugno. Allora, questa settimana è stata una settimana impegnativa dal punto di vista del canale, perché ho pubblicato vari video. E in particolare il video che è uscito sabato, mi sembra, quello in cui parlavo della maglia e della mia scarsa voglia di fare tutorial, ha creato una specie di piccolo caso, perché mi avete scritto in privato in tante e dicendomi di insomma preoccupate per quanto riguarda il futuro del canale. Beh, naturalmente ho fatto un video poi che avete visto tutte, credo, in cui spiegavo un po' il mio punto di vista, nel senso che vi rassicuravo sul fatto che il canale non cambierà la sua missione, diciamo, il suo argomento principale, che è quello di parlare di uncinetto. E quindi, insomma, state tranquille, mi avete scritto un po' così, un po' perplesse, un po' preoccupate. Devo dire che io ho riguardato quel video un po' perplessa anch'io. Perché non si è capito forse che il mio voleva essere un video così di chiacchiere, di come se io parlassi con voi in un caffè davanti ad un tavolino e vi esponessi anche magari i miei dubbi, la mia anche tra virgolette stanchezza o noia nel portare avanti sempre le stesse cose sul canale. Quindi, quando io ho detto che ero un po' stufa di fare tutorial, non significava che io mi sono stufata del canale, che ho intenzione di chiuderlo o che il canale cambierà la sua destinazione. Significava semplicemente che dopo 3 anni di video, di tutorial, a volte si ha voglia di prendersi una pausa, ma non tanto dal canale, perché come avete visto io continuo a fare i video perché mi piace, ma dai tutorial proprio in se stessi, perché fare un tutorial richiede molto tempo decidere il progetto da fare, crearlo, metterlo in pratica. Poi sicuramente le cose non vanno sempre lisce, perché magari in testa si ha un progetto e quando si mette in pratica il progetto risulta una ciofeca e quindi bisogna ricominciare tutto da capo. Girare il video, montare il video, caricarlo sul canale, eccetera, eccetera. Tutta questa attività, soprattutto se si ha anche un lavoro fuori casa, porta via tempo, ma questo non è che io mi sto cioè io non mi sto lamentando dei miei tutorial, perché per carità è un canale che ho aperto io per fare tutorial, quindi io sono ben felice di farli. Però magari quando a volte si ha poco tempo, si hanno anche altre cose da seguire, che si vogliono seguire, tipo sperimentare altre tecniche o fare altre creazioni che non siano a beneficio di un tutorial, chiaramente
il tutorial porta via tempo e quindi porta via tempo a magari qualcos'altro che si vorrebbe fare per accrescere la propria competenza anche nel fatto della creatività, nel fatto dell'uncinetto. Per esempio, a me piace anche fare modelli di altre creative che non posso proporre in un tutorial, ovviamente. Perciò, se io faccio tanti tutorial, questo tempo viene un po' portato via dal tempo che invece potrei dedicare a creare qualcos'altro, qualcosa di altre creative o semplicemente a imparare a fare i calzini, per dire, a proposito di calzini di cui abbiamo parlato tanto in questi giorni. Ecco, quindi a volte, soprattutto d'estate, si ha voglia così di andare un po' in vacanza. Forse si ha il desiderio di andare un po' in vacanza con la testa, di cambiare un po' le solite cose che si fanno tutto l'anno. E visto che in vacanza non ci andrò, così mi è venuta la voglia di cambiare qualcosa sul canale, semplicemente questo. Però ecco, non c'era niente di preoccupante. Mi avete anche detto che mi avete vista demotivata e che il video vi ha lasciato perplessa. Non lo so se ho dato questa impressione. Forse ero un po' meno frizzante, forse era la luce di quella mattina nuvolosa, era boh, la pettinatura che avevo. Non lo so. Certo è che ho capito dai commenti derivati dalla vostra visione di questo video che veramente a volte si trasmette su YouTube, in video, basta poco per trasmettere una sensazione sbagliata, cioè una sensazione che non è quella che noi volevamo trasmettere, perché io sinceramente in quel video volevo solo chiacchierare un po', parlare un po' di appunto della differenza tra maglia e uncinetto. Così è stato un video un po' in cui ho parlato un po' a caso e forse ho sbagliato. Vabbè, comunque poi ho chiarito e quindi adesso ci concentriamo sul nostro filè e io mi sto già concentrando sui nuovi video che farò per quest'estate sul canale. Bene, allora direi che ho blaterato abbastanza per questa introduzione. Intanto io spero siate arrivate tutte, se non siete scappate via invece annoiate da tutte queste chiacchiere. Diciamo che possiamo iniziare la nostra 21ª riga. Allora, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5. Giriamo il lavoro e facciamo 4 quadretti vuoti a inizio riga. Uno, due, tre, mi è scappato tutto. E 4. E adesso facciamo un quadretto pieno. Quattro quadretti vuoti e un quadretto pieno. Adesso facciamo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti vuoti. Allora, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 2 maglie e faccio una maglia alta sulla maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie e faccio una maglia alta. 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto le 2 maglie e faccio una maglia alta. Ne dobbiamo fare 7, quindi ne abbiamo fatti 2, 3. Cinque, sei e sette. Adesso dobbiamo fare una bella serie di quadretti pieni e precisamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi 9 quadretti pieni. Allora, iniziamo. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, consumato tutto il filo, adesso ne prendo un po' Allora dovremmo averne fatti 7, 7, ne mancano altri 2, sì, altri 2 quadretti pieni. Ed ecco qui, 9 quadretti pieni. Adesso dobbiamo fare 2 quadretti vuoti. Due quadretti vuoti, un quadretto pieno. Qua, un quadretto pieno.
Due quadretti vuoti. Quindi due catenelle, filo sull'uncinetto, salto le due maglie e faccio qua un quadretto vuoto e poi ne faccio un altro successivamente. Ecco qui, due quadretti vuoti. Allora adesso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadretti pieni. Ecco, quindi 1, 2, 3, questo è il quarto. E 5. Ecco qui, 5 quadretti pieni. Adesso 3 quadretti vuoti. Quindi facciamo 2 catenelle. Una maglia alta, due catenelle, saltiamo due maglie e facciamo una maglia alta qui, due catenelle, saltiamo due maglie e facciamo una maglia alta sulla terza, quindi tre quadretti vuoti. E adesso altri 5 quadretti pieni. Quindi, allora, 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadretti pieni. Allora, ho visto delle bellissime bordure su un numero di mani di fata che però purtroppo io non ho e l'ho visto su internet in PDF, però non si può scaricare, nel senso che si possono scaricare le foto, ma non gli schemi. E quindi non gli schemi, aspettate che qui manca un quadretto vuoto, scusate, pieno, perché sono 5. Ecco qui, 5 quadretti pieni. E adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadretti vuoti. E quindi queste bordure erano veramente stupende. Se le trovo, vi metto le foto da qualche parte. Ma sì, io ho provato a scaricarle perché ho detto: accidenti, se riesco a scaricarmi gli schemi di queste bordure,
potrò fare veramente dei lavori da sogno, perché erano bordure con i fiori, con le rose, ma non le solite rose e non i soliti fiori. Erano veramente di una bellezza incantevole, proprio stupende. Però, con mia grande delusione, c'erano solo le foto e non c'erano gli schemi. Allora io ho provato a cercare sul sito di Mani di Fata se ci fosse quel numero disponibile da acquistare, perché l'avrei acquistato, perché erano troppo belle queste bordure, ma non l'ho trovato. Probabilmente era un numero molto vecchio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ne abbiamo fatti 4 quadretti, ne dobbiamo fare ancora tre. Un numero vecchio di qualche anno fa, non più disponibile. Uno salto due maglie, faccio una maglia alta, salto due maglie e faccio una maglia alta. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 quadretti vuoti. Adesso facciamo due quadretti pieni. Allora. Ed erano veramente molto 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 belle. Queste creazioni a file. Raffinatissime, diverse dalle solite. Vabbè. Quindi due quadretti pieni e adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ben 12 quadretti vuoti. Prendo il filo perché qui se no sto tirando troppo il lavoro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5. Adesso qui salto due maglie, faccio una maglia alta, salto due maglie, faccio una maglia alta. Allora vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ci siamo. E adesso facciamo un quadretto pieno. Un quadretto pieno
e finiamo la riga con questi quattro quadretti vuoti. Allora, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, una maglia alta, 2 catenelle, e adesso facciamo l'ultimo, 1 2 3, ci infiliamo qua dentro nella terza catenella e facciamo la maglia alta di chiusura. Ecco qui la nostra riga, la nostra 21esima riga. Allora, 4 quadretti vuoti, un quadretto pieno, 1 2 3 4 5 6 7 quadretti vuoti. Qua erano 9, mi sembra. Aspettate che ve lo dico, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 quadretti pieni, 2 quadretti vuoti, un quadretto pieno, 2 quadretti vuoti, 1 2 3 4 5 quadretti pieni, 3 quadretti vuoti, 5 quadretti pieni, 1 2 3 4 5 6 7 quadretti vuoti, 2 quadretti pieni, 12 quadretti vuoti, un quadretto pieno, 4 quadretti vuoti. Questa è la 21esima riga. Allora, adesso iniziamo la 22esima riga e facciamo, allora adesso vi dico, ok, sempre i 4 quadretti vuoti all'inizio, quindi facciamo 5 catenelle. Ecco qui. Giriamo il lavoro e facciamo i 4 quadretti vuoti. Nel frattempo la mia cagnolina si è messa sotto il tavolo, quindi se sentite russare sappiate che è lei, non sono io. È lei che si è messa proprio qui sotto i miei piedi e devo stare anche attenta a non pestarla, perché qui c'è tutto buio, ho la lampada qui sulla scrivania e la luce spenta. Lei è tutta nera e quindi non vedo niente. Sapete quante volte mi capita di fermarmi appena in tempo prima di pestarla, perché magari quando ci si alza di sera e ci sono le luci spente, lei si mette in giro sul pavimento, sui tappeti, non la vedo e quindi poi la pesto oppure inciampo e faccio un terribile ruzzolone per terra. Allora, adesso facciamo un quadretto pieno. Un quadretto pieno, ecco qui. E adesso abbiamo un bel po' di quadretti vuoti, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 quadretti vuoti. Allora, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, un quadretto vuoto. Allora, stavo guardando adesso il cellulare distrattamente perché la mia, una ragazza che lavora con me, mi ha mandato la foto di un topone gigante che è entrato in magazzino, nel magazzino del posto dove lavoro,
Con le piogge della settimana scorsa, che qui è stato un vero nubifragio, ci sono stati molti allagamenti qui in centro a Verona, e si è allagato anche il magazzino del negozio. E si vede che, non so, questo topo gigantesco, un topo di quelli, topo di fogna proprio, è entrato nel magazzino. Però a dire la verità, dalla foto a me sembra non so, una nutria più che un topo, perché è veramente grosso. E sono tutti terrorizzati in negozio perché c'è questo topo che gira per il magazzino, soprattutto le cassiere. Che tanto comunque sono al piano di sopra perché è un negozio su più piani, quindi non penso che il topo arriverà fino a sopra. Però devo dire che a me questo topo fa un po' pena perché, beh, adesso non ve lo faccio vedere perché magari qualcuna di voi si impressiona, però in realtà non c'è niente da impressionarsi perché alla fine. Sì, è vero, il topo fa un po' schifo perché comunque è un animale che vive nelle fogne, va sulla spazzatura, però ha un musetto carino, cioè sembra, non so, se noi pensiamo ai criceti che magari abbiamo in casa, il topo è uguale, quindi a me dispiace un po' se lo uccidono o se finisce in qualche trappola o. Perché hanno messo le trappole con il veleno e quindi mi dispiace sinceramente se questo topo finisce avvelenato, perché finire avvelenati non è una bella morte. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E quindi io in negozio ho detto, ma lasciatelo stare, cioè nel senso. Povero topo, alla fine anche lui si trova in un posto in cui probabilmente lui non voleva stare, è capitato lì e a causa dell'allagamento e magari è scappato dalla fogna e quindi si è trovato lì e poverino, perché dobbiamo torturarlo. Lo so, vabbè, io sono un po'. Per quanto riguarda gli animali, sono un po' estremista, cioè estremista, sono sensibile perché mi metto nei panni di tutti, anche di questo topo che si trova in un posto dove non voleva stare e questi lo vogliono uccidere. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ne manca uno. E mi hanno detto, ah, stai attenta. E quando sono andata al lavoro dovevo andare in magazzino per vedere delle cose e un ragazzo mi ha detto: no, non entrare, stai attenta, chiudi la porta. Insomma, sembrava ci fosse un drago all'interno del magazzino e io gli ho detto: perché cosa è successo? C'è un topo gigante, non. Stai attenta, guarda, io ti avviso perché non voglio che poi tu svenga o abbia un attacco di panico. Ma figuriamoci se svengo per un topo. Gli ho detto, guarda, io non ho per niente paura dei topi e mi sembra che siate voi ad avere paura. E quindi poi io sono andata in magazzino tranquillamente, ma questo topo non l'ho visto. Non mi è capitato di vederlo. E vabbè, povero topo, chissà. Allora, adesso facciamo un quadretto pieno. Scusate se vi parlo del topo, ma ho appena visto qui di sfuggita la foto che mi ha mandato e quindi mi è venuto in mente. La storia del topo. Poi chi? Allora, voi che mi conoscete, vabbè, sapete che mi conoscete, sapete che io amo gli animali e chi
chi guarderà questo video e magari non è iscritto al canale, non mi conosce, penserà che sono una pazza, non lo so, una pazza esaurita. Allora, adesso facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadretti vuoti. Uno, due, tre, quattro, cinque, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ne manca uno, otto, quindi 8 quadretti vuoti. E adesso facciamo 4 quadretti pieni. Quadretti pieni. Qui e 2 quadretti vuoti. Aspettate che, devo stare attenta a non perdere il segno, quindi 2 quadretti vuoti, perciò saltiamo le 2 maglie, facciamo una maglia alta qui, 2 catenelle e facciamo una maglia alta qui, 2 quadretti vuoti. Adesso dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadretti pieni. Quadretti pieni, quindi iniziamo con questi. Prendiamo il filo
Ok, vediamo, ne manca uno. Sì. Quindi 8 quadretti pieni. Adesso facciamo un quadretto vuoto, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, una maglia alta, un quadretto pieno, quindi un quadretto pieno sul quadretto pieno. Un quadretto vuoto. Spero ci siate, se state lavorando con me. Allora, un quadretto vuoto, un quadretto pieno. Adesso dobbiamo fare altri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadretti pieni. Riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, allora, 9 quadretti pieni. Quindi iniziamo da qui, riempiendo questo. Adesso passerà questa moto fastidiosissima. Questa è la disgrazia di abitare vicino a un semaforo. Un semaforo di una via stretta del centro storico, praticamente una via vecchia, una via antica, che però dovrebbe essere con il traffico limitato, invece non lo è. Uno dei difetti di questo appartamento è proprio questo, è proprio questa strada che passa sotto. Altrimenti sarebbe veramente un bel posto. E durante il lockdown, che poi io non voglio chiamarlo lockdown perché odio questa parola, durante il blocco per il virus non passavano macchine, non passava nessuno, si stava benissimo. Adesso ne facciamo un altro, l'ultimo. E abbiamo fatto i nostri 9 quadretti pieni. Adesso dobbiamo fare No, anzi, ho sbagliato. Attenzione. Ne ho fatto. Aspettate che parlando.
No, è così, ne ho fatti due in più. Ok, quindi così è giusto. 9 quadretti pieni così, ma questo deve rimanere libero, quindi sono comunque, aspettate che li riconto per sicurezza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sì, sono 9, quindi fatene 9. Adesso dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadretti vuoti. Allora, 8 quadretti vuoti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne mancano 2. Ecco qui, 8 quadretti vuoti. E adesso facciamo un quadretto pieno. Un quadretto pieno sul quadretto pieno. Finiamo la nostra 22esima riga con i soliti quadretti vuoti, i quattro quadretti vuoti. Filo sull'uncinetto, conto 3 catenelle, punto l'uncinetto e faccio la maglia alta. Ecco qui, 22esima riga finita. Ecco qui, adesso iniziamo la 23esima riga. Allora, 5 catenelle, giriamo il lavoro e facciamo 3 quadretti vuoti. Ecco qua, 3 quadretti vuoti. Adesso un quadretto pieno. E a questo punto facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Riconto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quadretti, scusate che si sta muovendo tutto. 11 quadretti vuoti. Allora, cominciamo. 1,
Questa telecamera continua a muoversi. Scusate, ma è in una posizione un po' scomoda. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah beh, sì, qui ho dimenticato di fare le catenelle, quindi 2 catenelle, 9, 2 catenelle, salto 2 maglie, quindi 1, 2. Allora, vediamo quanti ne abbiamo fatti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benissimo. Adesso dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadretti e pieni. Sei quadretti pieni. Ah no, ho sbagliato. Sei quadretti pieni e stavo facendo un quadretto vuoto. Allora, 6 quadretti pieni e adesso, allora vediamo dove siamo finiti qua. Ok, adesso facciamo un quadretto vuoto. Un quadretto vuoto. Allora, bisogna sempre stare attentissimi allo schema. Mi ricordo che la prima cosa che feci a filè fu una tendina abbastanza complicata che poi non finì, disfai tutto e infatti mi sa che questo è il gomitolo che ho recuperato da quella tendina. Alla fine venne disfatta perché era talmente piena di errori di schema che avevo sbagliato a leggere. Non perché lo schema sia difficile a filè, perché non è difficile, però
ci vuole molta attenzione, bisogna segnarselo con segnarsi la riga avanti e indietro con le freccette e tenere, vedete che io tengo, vi faccio vedere magari per un principiante, tengo questo misura spessori di filato e di uncinetto e di ferri, ma può essere anche un righello o un cartoncino sulla riga che sto seguendo. Questo è un buon metodo secondo me, perché se no si rischia di sbagliare, andare a guardare la riga sotto o la riga sopra andare a lavorare la riga sbagliata, magari fare un mix di due righe, e quindi poi è veramente un disastro, è un disastro perché bisogna disfare tutto. E quindi questa tendina era piena di errori e l'ho disfatta. Allora, adesso stiamo attenti qui che mi sono distratta, quindi un quadretto vuoto. E adesso facciamo un quadretto pieno. Ok, questo metodo del cartoncino sopra la riga, cioè che segue perfettamente la riga, è un buonissimo metodo. Un quadretto vuoto adesso. Perché io sono una persona che si butta nelle cose creative senza tanto pensarci. E in effetti anche adesso mi rendo conto che con la storia dei calzini a maglia mi sto buttando in un'impresa che per una principiante di farli circolari è un po' complicata, quindi magari dovrei iniziare con un lavoro molto più semplice. E invece mi accorgo che per tutte le cose creative ho fatto così, anche per il filè, subito una tendina difficile invece di iniziare magari da un bordino molto semplice. E anche per l'uncinetto, quando io ho cominciato a lavorare assiduamente, prima non, insomma, avevo fatto sì qualche catenella, qualche presina così, ma non sapevo lavorare, ho iniziato con una sciarpa, mi ricordo era un tutorial della mitica Oana, che è una, beh, penso la conosciate tutti, Oana, penso che sia il canale più, forse più vecchio, diciamo, di uncinetto su YouTube. Era una sciarpa di Oana, difficile, con un filato, tra l'altro, orribile. Un filato tutto pelosino con all'interno le paillettes, quindi cioè il peggio del peggio per un principiante, perché poi questo filato si annoda, se devi disfare il lavoro si ingarbuglia, si impigliano le paillettes, un vero disastro. Bene, quindi un quadretto vuoto, un quadretto pieno, un quadretto vuoto. Adesso facciamo 10 quadretti pieni. Ecco, e comunque è proprio un errore da principianti quello di scegliere magari un filato che ci mette in difficoltà, che aumenta le nostre difficoltà. Quindi, oltre a essere difficile lavorare perché siamo principianti, scegliamo anche un filato che non ci rende le cose facili. Tant'è
Infatti poi mi ricordo che con questa sciarpa, per questa sciarpa, mia mamma mi regalò un filato sfumato molto più semplice da lavorare, quindi non peloso, un misto a lana acrilico molto molto bello, facile, facilissimo da lavorare, senza peli, senza paillette, liscio. E lì proprio la situazione cambiò completamente. Riuscii a fare la mia sciarpa perfettamente. Quindi, per un principiante, il filato, scegliere il tipo di filato giusto è importantissimo, perché davvero si rischia che se scegli il filato sbagliato, butti via tutto perché dici: ah no, io non sono capace, non sarò mai capace, devo, si fa troppa fatica, non riesco. E invece è colpa del filato. E lo stesso errore lo stavo facendo con i calzini, utilizzando i ferri, quelli cosiddetti grigioni, che poi io non sapevo si chiamassero grigioni in gergo, che sono quei ferri circolari lì con il gradino abbastanza pronunciato tra il ferro e il filo, il cavetto. Quelli lì, appunto, le esperte mi hanno messo in guardia sul fatto di non utilizzare quel tipo di ferro, perché soprattutto per una che inizia non è valido, perché appunto c'è questo gradino che può dare fastidio. E inoltre nei ferri quelli lì che ho io, il cavetto è molto rigido. Cioè il cavetto va dove vuole lui, non intralcia continuamente il lavoro, quindi anche per questo io quando ho provato ad utilizzarli mi sono stancata e ho buttato via tutto, perché molto probabilmente il ferro, il tipo di ferro così scadente non mi ha aiutato. Perciò volevo provare ad acquistare dei ferri migliori, non spendere tantissimi soldi, perché magari non so se andrò avanti con questa fissazione adesso della maglia, però sicuramente, come per l'uncinetto, se scegli un buon uncinetto, non con il gradino qui oppure la barbetta che hanno certi uncinetti scadenti, magari in plastica, perché sono fatti male, allora si impiglia il filo, tira il filo, o con il filato, con il filato giusto. Sicuramente avere un buon filato facile da lavorare e i ferri del mestiere buoni, di buona qualità, aiuta tantissimo, può veramente cambiare la situazione, cioè farti, perché se sbagli ferri o sbagli uncinetto o filato, rischi di buttare tutto da parte e dire: io non sono portato, non ce la farò mai. Invece magari è solo perché, come è successo a me, con il filato pelosino con le paillette, avevo sbagliato filato. Allora, adesso facciamo, quindi abbiamo fatto 10 quadretti pieni e adesso facciamo tutta una bella fila di quadretti vuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Quindi ben 27 quadretti vuoti.
iniziamo. Allora qui salto le due maglie e faccio una maglia alta. Salto due maglie, una maglia alta. Salto due maglie, una maglia alta. Salto due maglie, una maglia alta. Ricordiamoci di fare sempre attenzione qui quando facciamo i quadretti vuoti sui quadretti pieni, di contare le maglie. Poi c'è anche chi ha talmente voglia di creare qualcosa e di iniziare a mettere in pratica la propria passione che si adatta a qualsiasi cosa. Perché forse noi siamo anche un po' snob, no? E se non abbiamo l'uncinetto così non va bene, se non abbiamo il filato di qualità top non va bene, se non abbiamo i ferri circolari costosi con la punta d'oro non va bene, mentre in realtà una volta lavoravano e non avevano tante sottigliezze di questo tipo e riuscivano comunque a produrre delle creazioni bellissime, se pensiamo, non so, ai Pizzi, ai Merletti, all'uncinetto irlandese, ma qualsiasi cosa, anche riferito a attività, arti che non siano quelle manuali femminili, ma pensiamo, non so, all'architettura per dire, no? Cioè monumenti stupendi costruiti 2000 anni fa che sono ancora in piedi e che sono migliori di quelli costruiti oggi, che hanno subito alluvioni, terremoti e costruiti senza gru, senza attrezzi particolari, senza, cioè solo con l'intelligenza di chi li ha progettati e la forza di chi li ha fatti. Quindi oggi siamo molto viziati, secondo me, perciò se uno ha voglia di creare, alla fine si fa andare bene tutto pur di creare. Non so, io la penso così, voi cosa ne pensate? Io sono un po'. Sì, mi ritrovo un po' quando dico queste cose, mi sembra di sentir parlare mio padre. Mio padre era uno molto rigido su queste cose. Non rigido, era uno che aveva fatto fatica, aveva fatto la sua gavetta, aveva lavorato tanto e quindi per lui era tutto, erano tutti atteggiamenti, i nostri, insomma, quelli delle persone più giovani di lui, di persone troppo viziate.
E lui diceva sempre: ah, voi siete nati nella bambagia e quindi non sapete cos'è la fatica. E io dicevo: ma sì, basta, che noia. E invece poi mi ritrovo a distanza di anni a pensarla come lui alla fine, a fare gli stessi discorsi che faceva lui. È così. Allora, adesso noi abbiamo fatto i nostri quadretti, la nostra sfilza di quadretti e ne facciamo ancora uno vuoto. Sì. E qui facciamo un quadretto pieno. Un quadretto pieno, ecco qui. E adesso facciamo gli ultimi tre quadretti vuoti. Ecco qui, care amiche, abbiamo finito la nostra 23esima riga. Adesso io sto vedendo che la mia videocamera sta lampeggiando rosso, si sta scaricando la batteria. Quindi vi saluto, ci fermiamo qui, vi ringrazio per essere state con me anche stasera, per avermi fatto compagnia. E ci vediamo in settimana con credo un altro video e poi ci vediamo mercoledì prossimo per credo l'ultima puntata della prima stagione di Uncinetto Insieme. E a meno che non cambi idea o. Ma insomma, non credo, credo che comunque ci fermeremo per luglio-agosto. E però ricordatevi che comincerà una nuova rubrica diversa da questa, e che ci permetterà comunque di stare insieme, di parlare di creatività e di così tenerci un po' compagnia. Allora, buonanotte, fate bei sogni e vi mando un abbraccio. Ciao a tutte! Alla prossima!